Witomo covitto wito witomo chi witto wita vittu otta vittomo coca covitto toto wito vittu. Wikimotto. Buonasera a Wikimotto. Che fine ha fatto quel canale? Non lo so. Ciao. Buonasera, bentornati, Metellino, Soggio, Saki, Renka, Serab. Come va? Come va? Tutto bene? Sto cercando di streamare su Wit che? Ora si vede bene sto cerino di Metellino. Mi ha querelati per diffamazione. Tra l'altro, per mettere queste emote ho dovuto togliere, cioè ho dovuto, tanto era una cosa che volevo già fare, ho tolto Witom triste, perché non si capisce che è una patata che piange, quindi la dovrò rifare. Magari zoom sul viso con la lacrima e la lacrima tipo la raddoppio, la triplico, la rendo gigante. Witom, ho ribaltato le lettere di proposito. Ah, ok. Professoressa Sadler, benvenuti al Jurassic Park. Gna 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 gna. Ho mutato la musica apposta. Ciao ragazzuoli, come state? Tutto bene? Tararara tararara. Questo canale cresce per lavoro della community. No, sono stanco. No. Cara professoressa Sadler, Ma benvenuti basta, basta. al Jurassic Park. Gna 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 gna. Ok, basta, a posto. Ah, oh, buh. Eh sì, l'ho tolta, Mitellino, l'ho tolta. Rab mi ha fatto venire voglia di riscattarlo. Sembra giusto. Ma bellissima la miniatura della live su Telegram con tipo Metello Regna spammato su tutta la live. Sì, la rimetterò più fatta meglio, ecco, con delle lacrime che si possono vedere. E mi sembra giusto. Guarda, Metello una volta viene e conquista pure l'anteprima che magna di protagonismo. Vero, vero, vero. Metellino, ci manchi. Perché sparisci per mesi? Ormai il canale di Metello. Ma servirebbe almeno un'altra emote per Rab. Veramente sei più latitante di me? Non ultimamente. Non ultimamente. Sì, serve assolutissimamente un emote per Rab. Ma che gli mettiamo? Cosa gli possiamo mettere nell'emote di Rab? Con l'emote sarà sempre nei nostri cuori. Eh sì.
Il mio faccione non basta? Non lo so. Voglio qualcosa di figo. Il tuo faccione non è figo. È preso da un altro personaggio che esiste. Già, con un altro nome. Invece l'emote deve essere tua, capito? Mettici la Bresaola. Perché la Bresaola? Lui sa perché. Ciao Sirien. Il dito mi trema. No, non lo fare. Non lo fare, che poi domani mi tolgono la connessione ed è finita. Per colpa tua. Dico, no, Sirien, ha sabato. Stacchiamole la corrente. Blackout. Mando la mia vera faccia su Telegram e ci fate le motte. No, non lo faresti mai. Ciao Rocket. Tanto la mia prossima presenza sarà nel 2024. Che tristezza. Veramente, Metello? Non ti sentiamo prima di Natale? Dai, prima di Natale. Nella partita congiunta mia di Metello è un cane. Nella mia è un maiale. Scegli te. Partita di cosa? Ah, di Stardew Valley? Ciao Rab, buona cena. No. Sono nato su Twitch da invisto e morirò da invisto. Fatevene una ragione. Va bene. Ah, mi mancava. Oh cazzo. Ciao Rabbozzo, buona cena. Se qualcuno dona la sub a Sirien, scampiamo il pericolo. Ciao Rabbozzo. Beh, che è rimasto solo il contorno. Faccio le motte di Rabba, un'idea. Sono curiosa. Sono curiosissima. Metello regna, Metello regna. Bellissima. Molto bella. Ci piace. Solo che è una schiappa, Metello. È veramente una schiappa. Oh, sei incapace. Che ti devo dire? Fai veramente... Sei veramente scarso. Allora... E tu falla evolvere. E quando sarà? Quando sarà? E tu sei un'allenatrice nabba. Ma le potenzialità del Pokémon sono innate. Qualcuno lo doveva pur dire. Non Guitto, ma qualcuno. Oi oi. Allora, oggi vado di Baldur's Gate perché non lo tocco da una vita Baldur's Gate. E mi dispiace, non voglio che faccia la fine di Subnautica. Quindi volevo riprenderlo e poi vabbè, volevo mostrarvi anche dove sono arrivata. Siete fortunati che non mi ricordo come si banna. Tra l'altro lì ho preso anche il Pokémon d'acqua per quando sarà. Questo Rankas. Top. Ciao Jazz. Oh, ecco Jazz, non ecco la Wit. Ecco Jazz. Che cappero. Bentornato. Ciao Luke. Perché la domenica mi lasci sempre sola a vedere la partita di... Credevo tu stessi scrivendo qualcosa di sensato. Aspetta però. Perché tu mi lasci... Ah, sempre sola... La conosco. A vedere la partita di pallone. Ok, sì, ce l'ho. Ce l'ho. Questo dal disco di vinile.
Sì, la ricordavo. Bravo, bravo, Luke. Mostraci. Sii fiero della tua anzianità. Grazie, scusate. Ma figurati, già, sì, lo prendo in giro. Non... Tu devi fare... Cioè, devi... Oh mio Dio, no. Perdonami, perdonami. Nel senso, puoi fare quello che vuoi. Puoi apparire e scomparire quando e come ti pare. Un po' come faccio io. Come va, Lucchettino? Sta confidenza. Ma ormai siamo fratelli, dai. Siamo quasi fratelli. Ci conosciamo talmente tanto bene. Siamo cresciuti insieme. Devi fare quello che vuoi e non ti azzardare a non farlo. Ma kit sap, direbbe Sirian. Che vuol dire? Chi ti sopporta? No. Cosa vuol dire? Quindi o sono io giovane o sei tu vecchia? Perché? No, stoppo la musica perché partiamo con il gioco. E siamo cresciuti insieme. Ovvio che tu sei il più vecchio, ma che domande fai? Ma chi ti sa? Ma chi ti conosce? Ah, ok. Perché, scusate, sap vuol dire conoscere? Porto Baldur's. Non so se si era visto. Tutto chiaro, signore. Vado a fare quello che voglio, signore. Vai, e non tornare. Va bene, signore, ma io voglio rimanere, signore. Non mi interessa. Sap uguale sapere uguale conoscere. La P di sap è dolce, non pronunciata. Chi ti sa? Rimani senza rimanere. Ah, Baldur's Gate, ma per tutta la live? Forse no, non lo so, lo scopriremo. Allora, ti dirò, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che siamo... Abbiamo oltrepassato l'Underdark. Vabbè, ma che ve lo sto a spiegare a fare? Tanto, se non ci avete giocato... Allora, dobbiamo salvare questo cristiano. Ho detto che non so. Vabbè, che in realtà ho già salvato. Vado. Cioè, posso fare. Non posso parlarci con questo. Cioè, considerate che questo veniva torturato da un chirurgo non morto. E abbiamo ucciso il chirurgo, le infermiere, e questo è ciò che è rimasto di lui. Sotto operazione, non mi dice altro. Boh. E vabbè, liberiamolo. Portava 10 minuti per farci vedere dove è arrivata. Non credo 10 minuti. Scusi, signore. Mi. Che fa? Dammi un secondo. E dove va? È sparito. È sparito e non sapremo mai dove è andato.
Bene. Qua forse? Sì. Pigliatelo, pigliatelo! Oh! Sorella Lidwin. Questa è un'altra infermiera, chierica. The doctors found Oblivion. Well, no time to mourn. I'll fix this without him. That's Arabella's father. Or was Arabella's father? Chi era Arabella? Io non mi ricordo niente, cat. In che senso nuove pubblicità? In totale fanno un minuto, Sirian. Vedi che devi fare la sub, così poi io però sparisco. Perché hai in cura un corpo senza vita? Vedo che qui hai dei medicinali, puoi cedermene uno a qualcuno. In realtà il dottore ha richiesto la mia presenza, sono una maestra di rimedi naturali. Proviamo a ingannarla, anche se... Bene! Olè! Iniziamo! Posso tirare di nuovo. Ok, vado. Dai, dai, dai. Yes! Che culo! Most unorthodox. But I am not one to question the doctor's methods. Do you need something of me? Vedo che qui hai dei medicinali. Puoi cedermene qualcuno? I will sell you what I can. Once I've stabilized the patient. Ma grazie. Grazie. Gentilissimo. Grazie infinite. Tada! Benvenuto nei patatosi. Dopo Witto sparisce per mesi. Vabbè, ma non questa volta, lo prometto. Perché hai in cura un corpo senza vita? Not dead. Merely medicated to ease the pain. Ma che senza vita? È solo l'effetto del trattamento. Serve ad alleviare il dolore. Dà una spintarella al corpo di nascosto. Ah, hai indotto un sonno così tranquillo. La tua conoscenza delle erbe è straordinaria. Il dottore sarebbe orgoglioso. Però potremmo fare rapidità di mano. E che palle. Sì. I see movement. The patient's awake. Hello? Can you hear me? What? Vabbè. Ora che sto bene posso acquistare qualche scorta che sta bene. But you're welcome to look. E dammi qualche pozione, va. Cos'hai qua? Tossina di verme purpureo. Veleno di Karabasan. Parlare con animali. Volare. Tossina di zona di serpente. Veleno draw. In realtà niente che non abbiamo. Il treno. Grazie, Renkas. Ma non vede, Sirian. È palesemente non vedente. Poi non ha bisogno di vedere, lei sente. Grazie, signore. Non ho voluto non fare volontariamente la sub, signore. Da quando è che esiste sto club? Da sempre, Metallo. Anche tu sei un patatoso. Sirian no. E vabbè, niente, non le prendo nulla. Forse è giusto le pozioni di guarigione. Tanto siamo pieni di soldi. Veramente pieni di soldi. Sto però ti vendo, sai, un bel po' di roba, eh. Allora, questo, questi.
Poi ti vendo questo. Ti vendo questo. Questo. Questo no. Oh. Ah, questo. E penso basta. Ok, poi lei non ti vende nulla. Lui non ti venderà nulla. E lei non ti venderà nulla, perfetto. Now, if you'll excuse me, I've got to tend to my patient. Come Sirian no? Ma Sirian no, non vedi che non ce l'ha la patata? Sta cattiveria nei miei confronti. No. Comunque sono tutti e due morti, non capisco cosa... Vedi? Vedi? Lui per esempio è patatoso. Lui ce l'ha la patata, lei no. Nemmeno Sirian. Se posso fare la parte dell'avvocato e le accuse contro Sirian sono false e tendenziose. Ma no, non è vero. Una live di tuberi. A meno che non me lo vabbè, Sirian. Però se tu capisci altro, io non mi riferivo a quello, ovviamente. Una vecchia mappa in stile druidico di quelli che sembrano essere percorsi nascosti per uscire dall'enclave di Smeraldo. La destinazione è indicata come Baldur's Gate e vi è allegata una nota. Prendete solo ciò che potete portare con voi e attraversate il passo montano. Se qualcuno cade, rimanga indietro. Non potete permettervi di essere rallentati da simili fardelli. Buona fortuna. Registro dei guaritori. Sembra che le scorte si fossero ridotte drasticamente negli ultimi giorni. Sulla copertina del libro è stato frettolosamente scritto in inchiostro nero: solo giustiziere, nessuna eccezione. Quindi, let's have a look. Carianna. Oh. Usa. Tan tan tarara. Quanto sarebbe bello spendere tutti i soldi per tipo 50 sub e non farti streamare per un anno. Sarebbero soldi buttati. Lock. Che era quel lock? Però in realtà io potrei parlare con i morti, eh? Ma chi ti dice che poi non streamerò per un anno, eh? Anzi, per... No, sì, per un anno. The corpse regards you lifelessly. Allora, aiutami a ricordare chi sei. Come sei morto? Surgeon. Sisters. Perché eri qui? Sevlon. Betrayed. Ran. Sevlon tradito, cercato riparo. Dov'è Sevlon adesso? It does not know. Elturel. Vabbè, tutti da Elturel. The spell's power waves. You can ask. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Ok, abbiamo trovato un genitore della di una tiefling che cercava i propri genitori.
qua non si può. Noi da dove siamo entrati, da qui, giusto? Ok. Quindi teoricamente potremmo andare solo da questa parte. Una bara. Vuota. E che senso ha? Proviamo a salire qua sopra. Poi la stavano spellendo. Questo non è nulla, questo non è nulla. Qui è per scendere qua. Però in realtà ci siamo già stati. Quindi di conseguenza credo di aver finito l'area. Proviamo a ritornare su. Mi raccomando, bara, non barare. No. Baro ma non baro. Se una bara napoletana deve farlo per forza. Lista delle scommesse del personale. Oh! Tentazione di Char. Charm su persona una volta tra... Un riposo breve. Regole. Il corpo sconosciuto deve essere inserito nella cavità. Una volta fatto un tentativo di indovinare non può essere fatto di nuovo. Scommessa minimo, una moneta d'oro. Scommesse del round 1. Piatto, 11 monete d'oro. Carota, candela, vince, dito di ogre. Che devono fare? Nella cavità censurato. Scommesse del round 3, che non ha il vincitore. Perché vedete, qua c'è scritto vince, ma qua no. Sinda, pennino, urna crematoria, flauto, frustino, dente di troll. Da qualche parte quindi dicono è nascosto. Sì, ma col cappero. Non mi metterò a cercare. Nemmeno io voglio saperlo che tipo di cavità è. Meglio rimanerla all'oscuro. Ok. E qua c'è... una sorta di biblioteca. E fin qui tutto ok. Ci siamo stati, abbiamo... ripulito tutto quanto. E niente, abbiamo finito almeno questa zona qua. Chissà se posso saltare su questo tetto. No. Però possiamo scendere senza morire. Da qua. Sì, da qua. C'erano queste voci. Ready and willing. Caduta morbida. Così non ci facciamo danno nel scendere giù. Ok, allora. Esploriamo questa parte più interna. What's that? Carezza del vero amore. Puoi ricevere gli effetti di vincolo di interdizione lanciato dalla creatura che indossa l'altro anello di questa coppia. L'avevo trovato. Vincoli d'amore, diari della moglie. Nel quinto anno della nostra unione affrontammo l'ostacolo più grande. I miei genitori si ammalarono e noi iniziamo a prenderci cura di loro. Fu un periodo buio e difficile, pieno di emergenze di ogni tipo. Erano finiti i giorni tranquilli in cui il nostro tempo era solo, era solo nostro e le nostre giornate erano piene di lavoro, di noi e di poco altro.
Nei momenti più bui mi sono chiesto se saremmo sopravvissuti, ma il legame d'amore che avevamo già era resistente, poteva piegarsi e piegarsi e piegarsi senza spezzarsi, a prescindere dalla pressione. E vabbè. Queste sono tutti scheletri ammassati all'interno di una fossa. Molto bene. Probabilmente tutti i corpi utilizzati, tutte persone utilizzate dal chirurgo pazzo malato che era all'interno della casa di guarigione. E qua? Chiuso. E ho paura ad aprirlo. Here lies Thomasin Feverbreaker, midwife and wise woman. Qua però non mi si fa interagire. Ho sbagliato. E non volevo parlare con te. Non lo fa. Nonostante l'ingranaggio per l'interazione. Vabbè. Va buono. Altre lapidi. Here lies faithful Jamie, the love of all our lives. In memory of Reuven Corley, who lived stoically and died without complaint. Vorremmo ritrovare la seconda ragazza, cioè la seconda. In memory of Kayla Bellsworth, thrice married, here lies thrice sister Kevin. A more devoted mendicant never lived. Sovrappongono. Ma no, dicevo, dovrei trovare la bambina, però non mi ricordo dov'era. La bambina che ci chiese dove fossero andati i suoi genitori. Dov'è? Ombra. Ah sì. Ah, era qua la bambina. Sì, figurati. Ah, forse nell'accampamento. Ciao Tsubasa. Eccola. Era bella. Hey. Where's mom and pops? Tuo padre, cioè, sono morti. Ho trovato i loro cadaveri. No. I don't believe you. E te lo giuro. Lo spettacolo era davvero notevole. I loro cadaveri erano completamente rivoltati. No, non è vero. Non devi credermi per forza perché sia vero. No, facciamo mi dispiace tanto, povera Arabella. Get away from me. Go. La realtà della guerra. Perché giustamente Lazel. Racconta ad Arabella quello che è successo ai suoi genitori. Dovevi essere crude e di diretta. E vabbè, lo siamo state, dai. Leave me alone. Vabbè. Me ne vado. E ritorniamo indietro. E se ti risponde male, dalle pure un ceffone. Quella babbuin. Ok, qui per esempio metterei cancello da aprire. Come va Tsubasa? Comunque tutto bene? Sì, qui eravamo già passati e avevamo ucciso tante personine. Proviamo allora a continuare.
per di qua andiamo alla Gilda di Tagliapietre. Qui ci sono diverse lapidi. Dritto per di qua si prosegue. Andiamo da qui. Io comunque ho fame, che so se live ad ora dice. Ma se li ho sempre fatte a quest'ora, mammitello! Mammitello! Baratro, non si può cadere da qua. C'è una tomba. Di chi? Ma si vede la bara all'interno. Ah! Tre monete d'oro, sembra giusto. Lapide, lapide, e poi non c'è più nulla. Entriamo qua dentro. Veste del morso gelido. La fodera di questa tunica è decorata da delicate immagini di felci ghiacciate. E qui una candela. La mia prima live era tipo alle 11 di mattina. Davvero? Capisci lo poverino Metello. Sono 4 mesi che non seguo una live. Non conosce più gli orari delle live. Metello, Metellozzo. Questo era il... le grate di ferro che non si aprivano. E per di qua... Anything of use? Nulla, qui erano le lapidi che abbiamo letto. Da qua usciamo dall'area protetta, no? Qua si vede l'ingresso di qualcosa. Ah! Dello studio che... della gente che abbiamo distrutto. They must have a stronghold nearby or a temple. L'eletta di Shar. Non è vero, è tutta una menzogna, totalmente così a caso. C'è Stefio! Capiscilo, no? Questo l'ho già letto. Vabbè, niente. Ho letto tutto. Scassina. Anche se con tutte le chiavi che ho trovato in giro. Successo critico. Sento qualcuno parlare. Ok, è giunto il momento di rubare. Tanto. Guanti dell'avvelenatore. Quando infliggi danni da veleno, il bersaglio deve superare un tiro salvezza su costituzione oppure diventare avvelenato. Piuma di Pegaso. Wow. Chirurgia e fisiologia. Prontuario Sharita. Ogni pagina di questo testo medico è liscia e intonsa a ogni tratto di pennino è stilato con precisione. Vari aforismi sceriti e note filosofiche generali accompagnano i diagrammi esplicativi e le indicazioni chirurgiche. Soltanto tramite il sacrificio si raggiunge la maestria, così ha detto la signora oscura, e così io lo dico a te, caro lettore. L'oscurità è infinita, ma gli insegnamenti di un maestro non lo sono. Quando la sua saggezza si esaurirà e i suoi discepoli saranno pienamente formati, verrà il momento di un'ultima lezione. Egli diventerà il soggetto e sarà spogliato per essere consultato, esaminato e sezionato dai suoi studenti. Un giorno le sorelle mi conosceranno, prima integro e poi in parte. Soltanto allora i discepoli diverranno maestri. Ok, va bene. Delle vesti comuni. Oggetti utili per l'alchimia. Anche qui. Cos'è questo? Arte terapeutica? Le discussioni con l'oniromante non hanno prodotto nulla di rilevante finora. Nuovi incensi allucinogeni non innescano nulla.
Un'altra giornata infruttuosa. È successo qualcosa. L'oniromante ha ingerito qualcosa consigliato da uno dei suoi clienti. Si rifiuta di divulgare il nome della sostanza, ma i suoi sogni sono stati scarabocchiati sulla vicina tela bianca, proprio come avevamo previsto. Ecco cosa mostra il dipinto. Seguono raffigurazioni di strane forme colossali che navigano sopra le città con mulini a vento di metallo attaccati ai loro fianchi. Altre più oblunghe, munite di ruote che attraversano una specie di binario, e infine una persona meccanizzata che saluta direttamente chi la sta osservando. Lo prendo, è molto interessante. Ciao Witto, ma il gioco è moddato? No, prima run? Sì. Comunque già a te, Draco. Il giudice dei dannati discute la strana storia teistica dei mortali che diventano dei. Ci sono stati molti signori della morte che hanno giudicato le anime perdute e ritrovate. Tra questi c'era Kellenvor, un uomo duro dalle convinzioni ancora più dure. Da mortale fu un mercenario, con gli stoici dettami di un paladino nascosti sotto una crosta di ciupigli e brontolii. Come signore della morte fu costretto a mitigare entrambi gli aspetti di sé, perché gli impulsi di un uomo e di un dio non si consumano. Ai mortali è concesso il capriccio, ma l'immortalità consuma rapidamente quella volontà. Fu così che Kellenvor scelse la fredda prudenza al posto della gelida cattiveria. Devo sbrigarmi a finire Attack on Titan, che ogni metro che faccio becco uno spoil. Ti tocca, Metellina, ti tocca. Pergamena di inaridire. I vegetali subiscono il massimo dei danni da questo incantesimo. Vai, Gale. Una chiave. Se non fosse per Alt, quante cose mi perderei. Ok. Ah, vedi, abbiamo pure usato quella chiave che abbiamo trovato. E qua dietro cosa c'è? Qua sopra ci posso andare? Ma a che scopo? Ah, c'è una porta. No, una finestra. Per salire qua sopra. Oh! È un passaggio! Tappa scoperta. Gran mausoleo. Che cazzo? Cos'è questo pozzo? Oh! Questa... Ma... Vediamo da lontano la locanda dell'ultima luce, che è coperta da una sorta di barriera che impedisce all'oscurità di penetrarvi. Bene, bene. Grazie Metallo, ormai sono 290 ore su Baldur's Gate e se non fosse stato per le mod lo avrei purtroppo abbandonato. 290 ore sono già tante. Sono alla quinta run complessive, tra cui tre strateghe con due malvagi. Diciamo che dopo la terza diventa un po' monotona, logicamente. Beh, certo. Che mod ci sono al momento? Scusa, c'era un passaggio segreto? Io non me ne sono resa conto. Bene, molto bene. Scendiamo, va? Ma che tra l'altro, scusami, ma noi che giro abbiamo fatto? Ah, siamo entrati da qui. Ok. Quindi possiamo scendere qua. Sirian, sì, ma ci sta. Ci sta. Se giochi come Rab, ci sta a farsi più di una run. Se giochi come me, forse no. Quante ore sarò? 100 ore, non ho nemmeno finito la prima. Cos'è questo posto?
Lapide, 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 lapide. Entriamo qua dentro, si può? No. E allora andiamo avanti. Ci sono dei nemici. È ironico Draco Sirian, non l'ha mai giocato e non gli piace nemmeno Baldur's Gate. Anzi, ci giudica e ci critica. In compenso 4000 ore su FIFA. forse dovevo salvare. Si mette male. Ok. Poi mi metto qui. Questo richiede concentrazione. Quindi se mi trasformo non dovrebbero sparire le spine, giusto? Proviamoci. Bene, rimangono, ok. Non posso, termino. E purtroppo qui non abbiamo slot. Direi scacciare non morto. Lui non è un non morto. Ah, invece sì. Però io mi avvicinerei qua. Almeno da aumentare il raggio d'azione. Ok, vado. Perfetto. E uccidiamo. No. No. Ok. Ok, allora. Che vogliamo fare? Vogliamo... un detonante? No. Vogliamo farne fuori due? Da qui? Oppure vogliamo colpire lui? Non lo so, vai! Hai una full druida? Sì! Ma no, Sirian, vota! Guarda quanti danni, guarda quanti danni! Aia. Aia. Arrivo! Schianto in picchiata. Boom! Olè. Poi possiamo provare con fiamma sacra a... vabbè, tu. Ok. Ciao, Rabbazzo! Vabbè, non serve, dai. Porca paletta! Buio e oscuro, eh sì, sì. Troppo. Igni, colpo critico. Posto. No, no, Rob. Comunque non so se prima ho detto... oddio, ho paura di aver detto sì senza aver letto la domanda oppure senza aver spiegato a cosa rispondevo. Comunque tra così, sono full druida. Nel dubbio, lo ripeto. Here we
go again. Olè! E ora? Se salto? Dove finisco? Non lo so, termino il turno. Victory awaits. Tu non so, tira una freccia. I will not be failure. Olè. Tutti i suoni. My turn. Scatto. Vabbè, morirà così. Brava! Bravo, scemo! Chi rimane? Ah, questo qui. Chi l'aveva visto? Olè. Oh, c'è Rab. Allora mangio. Vai, Mitellina, mangio pure. Ok. Uso questa per togliermi concentrazione. Allora, che abbiamo qua? Una crana putrefatta. Poi nulla. Qui c'è un obitorio. Ok, qui zona inesplorata. E qui zona esplorata. Chiaro. Noi siamo venuti da qua. Andiamo all'obitorio, salviamo. E andiamo all'obitorio. Anche se forse. Dai, andiamo. Ma questo è morto così, disperato. Bruttissimo. Such horrors defy description. Silence can be best. Give it a try sometime. Brava, diglielo. Corpi decapitati. Bracci, gambe mozzate. E qua? That might be worth a look. Perché? Perché era tutto nero? Zaino. So io sul cesso che mi dimentico di portarmi il telefono. Oh, mamma mia, quante volte mi succede, Sirian, tu non hai idea. Ogni volta mi... No! E ora cosa faccio nel mentre? Avviso. Un promemoria. Sorelle, non dimenticate che i pazienti che passano per queste sale sacre devono essere privati di oggetti frivoli come gioielli, orologi e denaro. Questi fardelli possono essere conservati al sicuro nella tesoriera dietro il muro nascosto, in modo da non creare fraintendimenti tra noi e i giustizieri oscuri di Catherick. Vorremmo evitare malintesi, se possibile. Ok. Apriamo. Sto quasi sempre da solo, quindi... E vabbè. Cadavere bruciato. Oh, perché ho preso le vesti? Ecco qua. Ah! Amuleto dei tentacoli bizzarri. Che comunque non hanno recuperato molti gioielli. Ah!
Ma zero. Anello del commercio Firzu. Apparteneva al mercante Firzu. Fornisce un bonus di più 1 alle prove di inganno. No. Strano però, scusate. Boh. Cioè, cosa... Non c'era niente di nascosto. Alla fin fine. Un senso di déjà vu. Cappero. Salviamo. Credo sia cosparso di trappole questo posto. Chi è che ci sta guardando? Aspetta. Qualcuno è già passato qui. Scusate. Per disattivare le trappole bisogna metterci qualcosa sopra. Un peso, un vaso, in questo caso un corpo. Quindi probabilmente qualcuno è passato di qui. Per non attivare le trappole o comunque disattivarle, ha posizionato un corpo per ogni trappola. E che cazzo. Ah! Quanti sono? Non è vero. Ho sparato una cazzata. Sono tutti zombie. Attacco di opportunità. Mancato. Bene. Elementale inferiore. Cioè minore, scusate. Mefit del fango. Del ghiaccio. Azer. Il piano elementare del fuoco. Wow! Che figo! Voglio diventare stavolta una... Voglio fare la tigre. Trasformazione! Tigre! Porca paletta, ragazzi, ma sono fortissimi! Punizione incandescente. Sul riscaldamento. Libera una frazione del tuo fuoco interiore per danneggiare o ustionare ogni creatura vicina. E la Witto Tigre che lotta contro il male. Ciao Renkas. No, pizza salame nduja calabrese. Ho voglia di pizza adesso. Voglio una buona pizza. Guarda come cazzo attivano le trappole, maledetti bastardi. No, non ti spostare da lì, pazzo. Mi devo ammazzare sul posto praticamente. Colpo alla giugulare, balza. Allora, dai, uccidiamo lui. Circa. Ma questo è ancora sopravvissuto. Esplodo! Dai. Ok. Uno e due. Ciao Gino! Brava Vittorina, super vittorosa. Ciao Gino. Come va? Tutto bene?
come è mancato? Sto riuscendo a dimagrire senza grossa sofferenza? Panza dimezzata in un mese, complimenti! Due colpi critici. Ma è fortissima questa tigre. Lo può fare solo Ignis. Poi esplodo. Ok. Porca paletta. Ok. Il segreto è Rab. Ma Rab lo sa, lo sa. Oh, colpo divino veleno. Bene. Time for some bloody work. Che bella questa tigre. Meglio mangiare, almeno si muore sazi. Non lo so, non sono molto d'accordo. Oh. Zuccheri liquidi tipo le bevande gassate? Colpisci. Teniamo fine a questa lotta. Ma non è morto. Ah, ecco. È stata usata di recente. Avete visto? No, vabbè. Vabbè. Avevo ragione. Perché Sirian è giusto mangiare in maniera sana, equilibrata. Non bisogna buffarsi, bisogna prendersi cura di sé in maniera giusta, no? In maniera corretta. Ok. No, cazzo, Leisel. Ok, non è più avvelenata, meno male. Allora, come facciamo? Con il vento, mi avevate detto col vento. Allora, mettiti qui. E via. Non è vero mai nella vita. Sono fottuta. Ah, no, cazzo. Sono veramente fottuta. Allora. Devo trascinare i corpi sui condotti. Tipo, come faccio a trascinare? No, i vasi. O le casse. Allora. Vabbè. Dov'è il condotto? Qua. Olè, bene, e uno. Poi. Uno. Due. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Cadavere bruciato. Perché bruciano i cadaveri? E qua? Perché è tutto avvelenato?
Cosa c'è qua? Nulla. Ah, oh, aspetta. No. Nada. Andiamo via, va. Anzi, in realtà qui c'è una porta. E che anche qui c'è una porta. Molte vie. Molte vie. Arpista morto. Chiave di riserva del laboratorio necrotico. Appunti di ricerca. Incantesimo rimuovi maledizione dell'ombra. Possibile? Variante di rimuovi maledizione, dissolvi magie. Altro? Inefficace, potenziale, potenziale. Conseguenze inaspettate, armatura vivente. Varie gestualità da incantatore sono raffigurate a seguire. Non ho mai trovato una squadra di calcetto priva di elementi tossici, violenti, eccetera. Gioco male e mi insultano. Gioco bene e mi insultano per invidia. Ma sai che non sei il primo che me lo dice? Sei la terza persona che mi dice che di solito, appunto, negli ambienti in cui si fa calcio si trovano molte, molte, molte persone tossiche. Secondo giorno di oscurità, ho mantenuto la calma quando Ketherick ha pronunciato la sua maledizione finale e poi è avvizzito. Quando gli arpisti, i miei compagni, hanno trascinato il suo putrido cadavere fuori dal campo di battaglia, ho provato sollievo, se non addirittura appagamento. Un torto che era stato raddrizzato, il male era stato sgominato, la vittoria era nostra, ma dovevo ancora scoprire a che prezzo. L'oscurità ammantava la terra come un vasto sudario. All'inizio era solo un brivido, come se l'artiglio d'inverno ci avesse afferrati. Nel giro di poche ore ogni respiro era come un pugnale che mi trafiggeva la gola. Bravavo l'aria. Bravavo? Bramavo forse, non lo so. L'aria come un lupo brama la carne. Eh sì. Ma potevo ancora respirare a sufficienza grazie al mio sangue di Asimar. Se solo gli uomini e le donne di Raytwin fossero stati così fortunati, uno dopo l'altro caddero tutti per poi rianimarsi come ombre di loro stessi, impazienti di sopprimere ogni luce e ogni forma di vita. È la base del calcio, Se vince l'Ita sono contento. Ah beh, parlate di calcio, allora basta, me ne tiro fuori. Le ombre sembrano meno fitte in questo posto. Faccio ancora fatica a respirare, ma meglio qualche sforzo in più che unirsi all'oscurità. Le mie trappole dovrebbero tenermi al sicuro, almeno per un po'. Quinto giorno di oscurità. Le ombre vanno e vengono. A volte la fiamma di una torcia è sufficiente a metterle in fuga, ma nessuna luce riesce a dissolvere quelle più fitte. Ho chiamato il mio famiglio Corvin al mio fianco, ma riuscivo a malapena a spiccare il volo. Domani andrò in cerca di qualcosa di più di acqua e cibo. Forse troverò una pergamena, un artefatto o un focus arcano che possa respingere questa maledizione. Forse troverò perfino altri sopravvissuti. 18° giorno di oscurità. C'è una solitudine particolare in queste ombre. Corvin mi dimostra grande affetto quando lo chiamo, anche se soffre. Quei pochi minuti offrono un minimo di conforto a tutti e due. Tutto stranamente immobile qui dentro e ancora più immobile là fuori. Ho trovato alcuni libri e pergamene nei pressi della casa di guarigione, nonché qualche artefatto assortito, ma non hanno nulla da offrirmi. Le uniche risposte sembrano chiamarmi dall'interno della casa stessa, dove non oso entrare. Sento i gemiti dei tormentati, le grida dei crudeli. C'è anche chi dimora nelle ombre, ma questo non basta ad alleviare la mia solitudine. 26° giorno di oscurità. Ho di nuovo chiamato Corvin, ma non posso sopportare il suo tormento, non posso sopportare neanche il mio. Il grigio si è quasi tinto di nero e l'aria potrebbe benissimo essere melassa o di pece, per quanto risulta pesante e soffocante.
Ogni creatura dovrebbe vivere libera dalla paura, mi è stato insegnato. Oh, se solo mi aspettasse una sorte così benevola. Eterno riposo dei beati. Scintilla spenta. Quindi abbiamo un'ispirazione e la miseria. Allora. Completa? No? Trova il diario della Simar o Asimar, come cavolo si chiama. Trova il diario. Niente, a posto. State buoni, state buoni. Oh. Come dicevo io un tempo, state buoni. Vabbè, tutte bare vuote. Non ha senso continuare. Ah, no! Il forziere pesante, siamo impazziti! Lo devo scassinare. No, cappero. Dai, dai! Ah, ops. Buon lurk, Gino. Tempo in attesa. La vendetta è un piatto saporito, caldo o freddo che sia non fa differenza. Quando viene colpito da un attacco in mischia ottieni carica arcana. Il fatto è che... davvero è troppo danneggiato. Dicevo, no, tutte le armature che stiamo trovando fanno cagare. Fanno veramente cagare. Sono troppo deboli. Oh, una leva. Un'altra strada, ok. Con cosa si sono avvelenati, scusami? Le vedi dall'atto 3. Aspetteremo. Bacino mozzato, gamba mozzata, busto mozzato, tutto mozzato. Veleno di Karabasam. Una leva. Cosa abbiamo fatto? Non si sa. Abbiamo un appunti di ricerca. Ho scoperto troppo tardi che mi stavo rendendo le cose molto più difficili del necessario. Non c'era bisogno di esperimenti chimici così complessi. No, sciocco. Avrei dovuto puntare su ciò che è già stato perfezionato dalla natura. Fortunatamente le mie ricerche mi hanno condotto al carapace di una... di un verme iena che contiene un agente paralizzante così potente che devo stare attento a non respirarlo durante il processo di perfezionamento per evitare di addormentarmi io stesso sul mio tavolo da lavoro. Altro che Ippocrate. Aha. Quanti punti ispirazione? Trova gli appunti di ricerca del chirurgo. Registro degli organi e dei tessuti. Donatore, recuperati, donatore. La lista prosegue, la voce finale include una lunga nota scritta. Chiederic ha promesso gli esemplari migliori, ma Baltasar mi fornisce solo delle frattaglie per le mie ricerche. Una milza qui, un dito lì, una testa intatta, se ho fortuna. Quel dannato necromante si tiene i cadaveri migliori per sé. Parlerò con mio nipote, ma resta da vedere se mi darà ascolto. Molto igienico comunque. Tu usi i cadaveri, fai quello che devi fare e poi butti le ossa in un angolino così. Mi sembra giusto, mi sembra giusto.
lasciamo lì. Un forziere. Disattiviamo la trappola. Dai, 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 dai. Ok, bene. Scusate. Oggi non ho avvertito lo starnuto. Non ce l'ho fatta. Dannazione. Tenta di nuovo. No. Dai, la volta buona. Olè. Anello della visione perenne. Non puoi essere accecato. Una delle reliquie dei figli ribelli di Deep Duerra. Duerra, paranoica per natura, aveva eretto una vasta gamma di trappole fameliche, esplosive e accecanti, oltre a mille altre misure di sicurezza per impedire ai nemici di farsi strada fino al suo Sancta Sanctorum. Ovviamente questo significava anche che i suoi figli erano intrappolati assieme a lei da quelle stesse letali misure. Che brutto. Sì, beh, era uno starnutino, dai. L'elisir della forza. Registro della banca del sangue. Pozione di guarigione superiore. Ok. Sembra giusto, 2 monete d'oro. Beh, direi che abbiamo esplorato. Sacco di aiuta. Mo capiamo. E questo no, figurati. Mi pare. Forse. Abbiamo sbloccato questa porta qui. Sì. E qua? Pulsante. Non funziona. Forse apriva la porta da questo lato. E come faccio ad arrivare qua? Se non da questa porta? Sancta Sanctorum è quello di Doctor Strange. Mai visto. Devo buttare di sotto? È acido? Ma tu la vuoto. So io come fare. Na 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 na. Volerò! Vola, corvo! No, cazzo. Come? Scusami? Come ha fatto? Voglio capire, scusate. No, non ho capito. Non ho capito. Eppure il mio eroe preferito. Oh no. Non lo so. Non so come ha fatto. Comunque. Facciamo un altro what? Si poteva arrivare da lì? Ma se salta mi spavento. Bravo!
Ma da qui dove si esce? Crepaccio minaccioso. Uno zaino. Vuoto, ovviamente. Scende un po' e fa il saltone. Sì! Fortuna che è nano. Ah, vedi, qua si scende. Ma voglio capire se è un qualcosa di tossico, di velenoso. Oh oh. Melma fetida. Ah, perché io posso vedere l'invisibilità. Cioè, questi sono invisibili. Bastarde. Allora, amiche e amici, vogliamo di sotto. Arrivo! Anche tu! Anche tu! Salta! Dice che un baratro pieno di carcasse in decomposizione possa avvelenarti. Eppure non lo sta facendo. Oh cazzo, no! Acido! Sentità meno due classi all'armatura. Beccata accecante! Beccata accecante! Ok. Se le butto il fuoco non succede niente. Ciao Antonio, buonasera. Salto carpiato. 1, 2 e 3. Ah, ne ho una quarta? E 4. Pa. Tu gli fai un bel... No, una bella martellata in faccia. I am fury. I am death. Io salterò. Mi acido. Ok. E poi ti colpisco normale. Come va Antonio? Tutto bene? Abbiamo accecato? No. Ma porca miseria. E becca, va. E allora non fare niente. Ritrasformati che è meglio. Questo cos'è? Incanalare divinità manto di ombre. Tare invisibile mentre sei oscurato. Quando l'hai imparata questa cosa? Scusa. 2 e... Percorso interrotto. E allora 3, 4. E... Ma dove li sto mandando? Fermo. Bene. È diventato un'ombra. Ah, non lo sapevo. Non ne avevo idea. Non voglio rinunare. Aia,
Mi sono fatta male da sola. No, peccato. Va bene. Un critico. È morta. No, è morto Gale. Ok. Sposta questa robina qui. Ok. Mamma mia, con uno di vita è rimasto. E muori. Oh. Questo richiede? Non richiede concentrazione. Scendi e vai ad aiutare l'amico, va? Bene. Ho sbagliato, come sempre. Piastre protettive. Resistenza a danni necrotici, però un'armatura pesante. Ma è bellissima. Beh, ma cosa c'è qua? Nulla. Che senso ha avuto questo? Rab, tu avevi scritto l'obitorio K. E quindi immaginavo, figo, nell'obitorio succederà qualcosa di interessante, no? Nella mia testa. Non ho capito allora quel K. A parte che come cazzo sali qui? Siamo bloccati! Ah, da qua. Nemmeno io l'ho capito. Ok, va bene. Tonnato cheat. Ciao Ittelina, ciao, tutto bene? Un salutone del lavoro, ma alle 21 ho finito. Dai, manca poco, una mezz'ora. Tutto bene Andrea, tu? Ciao Metellina, bentornato. Perché per obitorio non ho pensato questa zona. Ah, ora non so se il mio obitorio e il tuo sono collegati o sono effettivamente due. So you're susceptible to the tragedy of a broken home. Maybe you've more in common with us weaker beings than you thought. Ma dove siamo, scusate? Ah. E dov'è che siamo entrati noi? Io te lo consiglio vivamente, ma dipende tantissimo dalla tipologia di giochi che ti piacciono, perché questo è abbastanza, diciamo, abbastanza impegnativo. Poi ti deve, secondo me, piacere il genere. Forzare dipinto. Oddio! Kuo-Toa maledetto. Questi pensano di essere invisibili?
Ah, sono attorno al forziere. Ma... vieni qua un attimo, Gale. A parte che... accampiamoci, punto numero uno. Sono un po' in bolletta e poi la mia linea internet non è granché. E purtroppo questo gioco è bello grosso. Mi ci vorrebbero almeno 15 ore a scaricarlo. Oi oi. Il mio era pensato per... il mio K era pensato per quella zona in particolare. Ah, ma io quella zona l'ho già fatta. Bella che ripulita. Allora, la bambina si è ripresa? I should speak up. Leave. Vabbè, no. Forse dopo una bella dormita. Come lo ha fatto il boss? A pizze. No, ho fallito. Ho fallito il tiro, Rob. Avrei tanto voluto, ma l'ho fallito. Selezione automatica e andiamo. Nuove conversazioni? No. Che pizza. La bambina si è ripresa? I don't believe it. They can't be. Breathe, child. Resist not the winds of change. Let them carry thee. No. No! È impazzita. Listen, dost thou not hear it? Where creation meets ruin, where morning meets midnight, the root of all being, balance. They're dead! I can't! Perché il mio personaggio sorride? Your very soul is tangled in shadow. Arabella's magic, wild as cursed briar. Her talent is now yours too. Wow. The girl must learn the ways of the arcane, but she shan't remain here. E dove andrà allora? Perché no? Non la manderò là fuori da sola. Arabella holds a power beyond reckoning. That of the decaying forest and the seedling that bore it. But it is unbalanced. Her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. Arabella will depart once thou dost leave these accursed lands. She will find her way safely. Thus, it is fated. Bowman. You're making me leave. Fear not, girl. The weave knows thy purpose. It will guide thee, if thou dost listen. Puoi fidarti di Abbizzito. Se dice che sarai al sicuro, dovresti credergli. Ai... You feel the grief fade as if it were your own. There is a lightness in her now, veiling the power within, soothing it. Is that my future? Is that why they died? It is. It's wonderful. Come thank on, you, Bowman, for being nice. If there are people like you around, perhaps everything will be all right. Vizzito ha incoraggiato Arabella ad apprendere le vie della trama. Lei se n'è andata per trovare la sua strada nel mondo. Ricevi anello della lama d'ombra.
una delle reliquie dei figli ribelli di Dipduer, molto tempo fa in un cupo reame chiamato Hammergrim. Dipduer, figlia del tetro Diola Latuguer, generò molti eredi al suo contorto trono di Corindone? Oh mio Dio. Infatti è stato fighissimo, ti consiglio di provarci la prossima run, è bello il filmato ed è soddisfacente, lutare un boss che nemmeno hai affrontato. Lo farò, proverò. L'intelligenza è salita o è sempre lì? A statistica? Te lo dico subito. L'intelligenza è sempre lì, 8. È anche vero che con il PC nuovo me lo godrei alla grande, quindi grazie mille a tutti e ci penserò a scaricarlo e a giocarci. Ma guarda, te lo consiglio vivamentissimo, Andrea. Buona continuazione a tutti, grazie anche a te. Se te lo gusti e lo capisci, te lo porti nel cuore per sempre. Sì, sì. Sono d'accordissimo. Ok, quindi lei non ha più interazioni. If Bowman says I'll be all, I wish it was different. Lo so. Wish Mom and Pops was here. Sei stata così forte, loro sarebbero orgogliosi di te. I don't feel so strong. Or anything, really. Just tired. Ho imparato a intralciare ombre di Arabella. Intralce non morti le creature dell'ombra. I guess I can. Ok, e lui? Thou hast now a bosom companion. Take care that thou art not distracted on my quest, seeking the comforts of the flesh. Un'altra persona nella tua vita. Scusa? Eh? Si è trattato solo di un momento nella trama, nessuna carne è stata ancora coinvolta. Non si tratta di carne, ma di compagnia. Mi divertirò ogni volta che ne avrò voglia. La mia vita sentimentale non è affar tuo, scheletro. Ma, prego? Recall that in time all becomes dust and bone. E che vuol dire? Quindi non mi devo godere le mie relazioni, ma scusami. Ma come si permette questo vecchio? Scheletro, in aggiunta. Gail, non sei la mia vera mamma. Always a delight to speak with you. Non voglio, non vogliono che noi due stiamo insieme, Gail. Ok, va bene, direi che abbiamo fatto. Comunque è sempre bellino questo gioco, veramente. Mi mancava. Guarda, ce n'è un altro. Che bastardi. Ma è pieno. Siamo impazziti. Ops. Salviamo. Magari li facciamo fuori tutti quanti. Movimento non sufficiente. Cioè, se io mi sposto qui e provo a fare una cosa del genere. No, una cosa del genere. Movimento non sufficiente. Vabbè, ma per attaccarci devono passare di qua, no? Lui è il capo? Capo maledetto, sì. Ok, facciamo il guardiano della fede. Lo evochiamo qui per proteggerci. Poi evochiamo l'arma e la mettiamo qua. Mentre lui
Evoca una nube di pugnali. E gli facciamo del male a questi scimmiotti. Bravi, bravi. Fatevi male, fatevi male, fatevi male. Morti. Yes. Make way. Ok, attaccali dalla distanza. Let my name be known. Attaccalo di nuovo. Ok. L'arma la posso far volare. Se non si fa, non si prende. No. Non si prende i danni dalle spine. Anche se non so se. Venti, fortissimo. Buono. Buono. Mi ho dato una spadata in testa. Tutti scatti, molto bene. Si fanno tutti male. Male, 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 male. Ok. Tra l'altro adesso. No, non è vero mai nella vita. Nullo. Nullo. Attacco questo. Bene. Non voglio trasformarmi. Perfetto. On my honor. Faranno tutte le spine praticamente. Che è successo? Buono. Buono. E invece olè, ha finito i suoi utilizzi. Bene. Sono tutti morti. Ma manchi solo tu, capo. Wow. È fortissima. Tutti in 6 minuti, fortissimi, veramente combo fortissimo. Ok, togliamo le spine. Lutiamo i corpi. Lingue di fulmine. Tu speedrun più o meno. Magari, magari avessi questo, questa capacità, questo potere. Una stella marina. Andiamo dal forziere. Quanta rubina. Anello da vendere. Altro anello da vendere.
Olè. Questo cos'è? Un pesce enorme. Ok. Entriamo dentro. Vediamo cosa c'è. Un pesce marcio, un forziere. Ed è finito. Oh, meno male. Facciamo il biglietto. Gone fishing. Catch you later, Alice. Ci vedi, amo Alice. Un messaggio in codice? Sopra c'è un passaggio, ma in che modo ci arrivi? Gone fishing. Catch you later, Ellis. Perché pescamo? Ma dove mi teletrasporto per arrivare il più in fretta possibile qui? Qua. Noi avevamo trovato una statua. Aveva tra le diverse targhe, cioè sulle sue diverse targhe, dei messaggi in cui alcune lettere erano scritte in caps lock, esattamente come in quella, in quel biglietto che abbiamo trovato. Però non ha senso. Cosa? Che fa? Ma a caso! Ma scusami. Apri la strada per il santuario Sharita. Dead jokes da uomo pesce. E vabbè ragazzi, questa parte e non l'ho capita questa da... questa battuta. Forse in inglese rendeva di più, può essere. Ah, l'amo! L'amo da pesca! Questo? Era questo il senso, perché io non l'ho capito, giuro! Ah, ok. Ma che brutto! Ma fa cagare, ma scusami, ma non fa ridere mai nella vita! Grazie, Luke! Allora, andiamo da Manu. Rocket si è cronizzato. O samuzzato. Beh, sì, l'ha capita subito. Peggio. Andiamo da Manumonte. È che tu sei da battute più altolocate. Non ti abbassi a questi livelli. Probabile, probabile. Ciao, Robertina. Ciao, ciao, ciao. Bene ragazzuoli, io vi saluto,
mi auguro un buon proseguimento di serata. No, le mie battute sono bellissime, Metallo, non ti permettere. Vi auguro un buon proseguimento di serata, una buona cena se ancora non avete cenato e una buona nottina per dopo. Ciao ragazzuoli, a domani, sempre verso le 18:30.